Sì, sono Marco 88. Ehi, la Giurma, sono MazzeTest, benvenuti in questo nuovissimo video! Video! Guardate un po' quello che ho trovato quando MazzeTest è, come posso dire, è andata là al di là, circondato da 1000 zombie. La Sì, ho lampada da fatto una posizionare a vacanza. caldo. Che Guarda un po'. sexy! L'hai spenta? Ok, ora è accesa. Hai acceso il generatore. Guardate che bello. Possiamo fare tipo uno studio televisivo, così. Pa, pa, pa. Di qua arrivano gli ospiti, no? Ciao a Già, tutti! Vabbè. purtroppo in questo mondo tutti gli ospiti sono zombie. Quindi è Loro meglio di no. scopo è Andiamo. mangiarti il cervello. Andiamo, Tra va che è meglio. l'altro, questi programmatori sono un po', non posso dire, hanno un minimo senso dell'umorismo, dato che ci sono i cereali, cervello. Sì? Sì. Sono i cereali, cervello. Vai, guida. Torniamo alla città di prima. Mi Stavolta cerchiamo di non morire. è andata benissimo con il respawn perché sono finito praticamente dove c'era questa città e lui prendendo la macchina mi ha raggiunto in poco tempo. Tra l'altro la macchina ha osservato il 60%, quindi GG. Oh, una cosa GG! spieghiamo. Abbiamo deciso di posizionare la casa lì perché è Hai deciso. completamente chiusa e gli zombie sono stupidi, quindi non distruggono le costruzioni già esistenti. E almeno quando loghiamo non ci ritroviamo in casa. Ha investito una carota andata male, vabbè. Abbandoniamo l'abitacolo. Adesso non fa lo stesso. Tanto adesso ci Ma sei scende giù allora. da sola sta macchina. Perché è in discesa. La fermerò. La fermerò. Vabbè. Io di nuovo sete, ma mi pare di avere un energy drink da qualche parte. Io invece ho 82 di sete, non... Hai qualche 82 di lampada. sete? Ops, non ti ho dato niente. Ma avevo questa arancia putrida. Ma no, ti sale l'affare malefico là. Ci sono dei purification tablet qua però se vuoi farlo diminuire. C'è anche da Coca-Cola. Prendi tutto, io vado sul retro. C'è del cibo, se ti serve. No, intanto no. Andiamo a cercare uno zainetto, Eh caspita. sì, Solo esatto, io uno l'ho trovato. zainetto. Ah, qua c'è la stessa roba dell'altra volta, al post. Ah, qua c'è la roba mia che era caduta. C'è il tuo berretto qua. Sì, l'ho buttato perché anch'io sono un Ah. minatore ora. Ma ogni quanto cambiano gli oggetti che ci sono negli edifici, scusa? Ogni volta che rispawni, o ogni volta che Ti disconnetti, connetti. tipo. Eh sì. Cos'è questo? Winchester Clip. Water. Moldy corn, moldy potato, quelli ci servono solo per seminarli, ma mangiarli non conviene. C'è una Solo vasca da se bagno. magari hai pochissima... C'è una vasca da bagno con un forno microonde dentro. Chi è quel pazzo che ha fatto una roba del genere? Deve morire. E il magic clock a cosa serve? È un vestito, Io lo mantello. metto. Adesso sei Ma deve essere tipo magico. un easter egg, tipo quello di Harry Potter. Anche lui aveva il mantello magico, il mantello delle visibilità. C'è Però non una sono sola invisibile con questo. differenza, che se te lo metti in testa, gli zombie ti mangiano comunque. Sì, esatto. È perché siamo troppo appetitosi, scusa. E ho trovato un'altra ascia. Butto la mazza. Più figo andare via con l'ascia. Ma più che altro serve anche per tirare giù la legna, l'ascia. Questo lo prendo giusto per divertimento. Guarda, guarda. Yeah! Il lumino rosso. Andiamo alla polizia. Diciamo le quattro parole giusto qua Mi perché non ci spiace, ma hanno l'ho appena difesi. ucciso il poliziotto. No. C'è un uniforme della polizia. Potrei mettermi i pantaloni della polizia, dai. Così mi spaccio per poliziotto. E Ho questi trovato del airdrop. latte da uno zombie. Che pervertito questo zombie. Ah, qua sul ponte secondo me troviamo qualcosa di interessante. Eccolo qua, l'agente di polizia. Quale? Quello Oh, lì. guarda quanti ne hai addosso.
spero che questa serie vi possa piacere, cari iscritti, perché a me sta divertendo. Sta divertendo un sacco. Poi è la prima effettivamente in co-op, quindi spero possa Anche essere per me. interessante, così non sentite solo la mia triste voce. Ma tiralo giù, ma cosa fai? Mi ha pure colpito. Sto anche per morire, ho il 30% di vita. Io andrei direttamente. Non c'è niente qua. No, questo non è il ponte, questo è tipo un molo. Io vedo grigio, vado in farmacia. Ce l'abbiamo la farmacia sta città? Sì, siamo appena passati, abbiamo pulito una strada. Anche il benzinaio, siamo venuti Ah sì, è vero. quello. Oh, guarda, c'è uno zombie là in mezzo all'erba. Vado a fargli un saluto. Ciao, ciao, ma vieni qui, bel bambino, che ti do una bella carezza. Guarda, c'è anche un suo amichetto. Ma questo fa male. Stupido bambino. Ma quanto va veloce? Ma come mai? Ma che barba. Oh, senti, reggi quello che riesci, io sono morto. Muoio Tra l'altro, sempre. sto vegliando sul tuo corpo. Sì. Ah, c'è il mio corpo là. No, troppo epic. Dove sono? No, solo dove ci sono le tende adesso. Che Kaiser? Boh, vedo se riesco a recuperare qualcosa di qua. Non ci sono neanche delle macchine. Qua, finalmente siamo riusciti a ritornare. Sì, ho dovuto farmi tutta una bella strada a piedi dopo essere morto una volta. Questa serie si sta rivelando come G-Mazzetes muore tutte le volte che ne ha la possibilità. Però La ti sei potremmo reintitolare salvato. così. G-Mazzetes e le sue morti. Ho trovato uno zaino, non puoi credere. Sì, finalmente. Quindi questo vuol dire che se muoio non potrei più raccogliere la mia roba perché ne avrò tipo troppa. Oddio, spero che tu non muoia così spesso. No, spero anch'io. Ma guarda, in single player non morivo così spesso, ma è perché è l'emozione. Capisci? Ah, anche qua no, invece in single player sono morto casino di volte. Io no, Sono delle cose che ma perché dici? le prime partite che ho fatto in pratica scappavo dagli zombie e poi trovavo un'arma e a quel punto iniziavo a picchiare, mentre adesso sono tipo picchia tutto quello che vedi anche se sei senza niente. Oh, della zuppa se hai fame. Anche della Ho carne. fame, però io sto Oddio, sono arrivati dei cuochi dalla finestra. per quello. Io ho imparato a mio spese che se prima di esplorare un edificio è meglio vedere che fuori non ci sia nessuno, perché sono tipo come dei supereroi questi, hanno. Hai ragione, hai fame o sete? Sono tipo pieno di cibo. Sono tipo un Io ho supermercato fame, vivente. però servirebbero delle gadget, io sono al Non ne ho 30%. quelle. Vediamo se troviamo dei vestiti. Con i vestiti si possono fare la stoffa e le garze. O magari della stoffa così non sembriamo i vestiti. Ho trovato i miei pantaloni vecchi. Faccio col crafting che. Ok, due di cloth. Dove me li hai dati? Me li hai droppati per terra? No, ce li Ah hai no, ce l'ho, ce dimenticati. l'ho. Erano bianchi e non si vedevano. Ok, ho due rug. Te le droppo. Te le ho droppate, le hai viste? Sì, grazie. E vediamo se si trova qualcosa, ma temo di no. I programmatori sono fissati per il dito, sempre lì sul braccio sinistro, sempre Sì. C'era uno zombetto qua vicino alla lì. Sì, ho macchina visto qualcuno fumante. che ti stava inseguendo. No, non mi segue nessuno. Il zombetto lì. Degli scacchi. Perché non mi ricordo se c'erano dei vestiti qua nelle vicinanze. Sì, qua ci sono dei pantaloni. C'è una giacca. Quanta vita ti manca? 37%, ma io ho trovato dei pantaloni. Ah, allora aspetta che faccio delle bende anche da questi vestiti. C'è una giacca? No, perché io non ce l'ho ancora la giacca, tu ce l'hai.
No, ma l'ho appena usata per farti delle bende. Dove sei? Ti ho fatto delle altre bende. Sono lì al... Tra l'altro non so più neanche quanto siamo di minutaggio perché abbiamo tagliato. Eccomi qua. Ecco, tieni, ti do delle bende. Ho sprecato la mia giacca, sono torso nudo per colpa tua. Non hai neanche il poncio. No. Sono proprio all'aria fresca. No, non c'è niente là, mi pare di essere appena andato. No, non sono andato, in realtà sto scherzando. Però non c'è niente lo stesso, lol. No, sai, dici questo. Andiamo verso le fattorie, secondo me possiamo. Vabbè, là le fattorie non troviamo Vieni niente. che devo andare a prendere la macchina. La O città. vuoi aspettarmi lì? No, no, arrivo. Le città dopo le fattorie c'hanno abbastanza roba, mi pare, quella appena dopo. Perché adesso incontriamo le due fattorie se andiamo in quella direzione. E poi. Io sono passato in questa città perché... Vai. Basta che giri a sinistra dopo. Quando usciamo dalla città. Poi veramente non riesco a capire come facciano gli zombie a Gira a uccidersi sinistra. insomma, mordendoci i calcagni. Ma è perché probabilmente sono radioattivi. Sai che c'è quell'affare della radioattività là, ma forse per quello. Qua possiamo anche tirare dritto, non troveremo molti oggetti. Ci conviene Dai andare in città. culo, in realtà puoi trovare la motosega, però. Sì, è vero, ma magari al ritorno. Adesso ci conviene andare prima in città. A Prendo anche bull. me qua piace fare la base invece, a questa fattoria qua, dove c'è anche il deposito di benzina, cioè c'è anche il coso di benzina. Cervo. Oh, no, l'ho attraversato. Come se Eh sì, vedi che lo puoi tirare giù. fosse. Sì, ma l'ho attraversato, sembrava un cervo fantasma. Ma perché c'è un fantasma? Sei folle? Scusa, Perché? siamo in un mondo Scusami. vero, scusa, perché dovrebbero esserci dei fantasmi? Scusami, quello lì non ha fatto una piega e io gli ho attraversato il sedere. Oggi c'è Scusami. uno zombie là, e io esco. Occhio, ce l'hai dietro, ce l'hai dietro. C'è un altro che sta arrivando da qua. Occhio, girati, girati. Sì, ma questi hanno problemi con le siepi. Ci sono anche varie macchine qua, vediamo. Ah, c'è la lavanderia, qua poi possiamo trovarci delle garze, dei vestiti, delle stoffe qua. Però ne servono due stoffe per fare una garza. Ecco la seconda. Adesso guardo se non c'è nessuno e poi ti faccio una garza. Anche una maglia, ma non ho più spazio. Me la metto io perché Ah sì. no. No, C'ho mettitela tu. Magic Clock. Aspetta che ti crafto delle bende. Quanta vita hai? 47. Dimmi se ti bastano queste, se no te ne crafto altre. No, vabbè, adesso andiamo a cercare una farmacia perché Tieni, sennò... aspetta, te ne ho craftata un'altra con il Magic Clock, tanto ce l'ho già. E mi metto la maglia. Qua c'è una maglia se vuoi. Ha droppato qualcosa di interessante. Sì? Veramente. Ah, quanto hai di vita? Perché io ho 50% adesso. 57, bravo di tu. Ce Ma no, prendila tu, io me ne faccio con questi pantaloni. ne sono anche qua pantaloni. Grazie, Claude. Fissa. Ok, sono 60%. Danno solo 5% le bende. Yeah, ma peggiorerà la cosa se fai una classe, tipo il guerriero a un certo punto ti daranno pochissimi.
aumenti la stamina. Io qua ho preso tipo tutti i vestiti. Hai bisogno di una maglia? Sì. Ah no, aspetta, ce l'ho Te la forse. droppo. Vediamo se ce l'ho già. Devo quella da marinare. Vedi, un nuovo modo per dipingere. Sì, infatti, faccio delle altre bende, tanto non ce ne faccio niente di questo affare qua. Comunque hai torto sul definire questo mondo non magico, guarda qua. La Cosa c'è? macchia. La macchia nel vuoto. Sparita. C'è anche una macchia sul manichino. Il bello è che girandoci attorno scompariva. Oh, ci sono i zombie dietro, oh, c'ho. C'è del fertilizzante, quello ci può servire per le coltivazioni, lo prendo. No, per ora cerchiamo. Vabbè, Ci sono dei semi. E i semi ci servono poi per le coltivazioni, dobbiamo farlo. prendi. Due patate e un cavolo. Io vado nel caffè. Anch'io mi sa. Ok, C'ho il cappello da chef, ma non mi serve dei vegetali incapsulati. Quanto hai di fame? 80%, ma sto mangiando un po' di barattolo. È perché io ho un sacco di cibo, se vuoi. Un attimo, vediamo cosa arraffando qua in questa. Cioè, c'è uno che c'ha la pizza sul letto. No! Ho trovato lo zaino, quello super mega enorme! Mettitelo. Devo prima mangiare le patate perché sennò non mi ci sta nell'inventario. Cioè, metto uno zaino nello zaino per poi poter mettermi in uno zaino. Se lo metti solo, te lo droppo a terra, lo dai, mi sembra. Sì. Io sono riuscito a portare la fame belli normali. Io ce l'ho al 2%, però ho bisogno di bere, ho del latte. Boh, Dove sei 20%, ma di finito qua tu? si è già passato. Sono alla fine della città, dove vendono Ah, le banane a ti ho visto. 49 euro. No, 45 euro. Economici. Sì. Infatti, secondo me dobbiamo trasferirci in questa città perché le banane a 45 euro. Tipo, OP. Guarda, banane. 44 Però $99. hanno ragione a mettere a 45, qua nessuno c'ha la banana. Tutti assessuati. Però cosa se ne fanno? In un mondo di zombie. In questo mondo di zombie. Che strisciano per terra come dei vermi. Dell'Apple Juice. Se te ne hai? E 27, ma no. bevi, c'è un Apple Juice di là. Non ho idea da quanto stiamo registrando. Tu hai un'idea vaga? Credevo fossi tu, invece era un tizio che mi picchiava. C'è del sangue qua in aria. Vuoi un fucile? Dato che hai lo zaino grande, prendi quello che vuoi. Ho preso la work light. Sono belle, a parte quella rosa. Rosa? No, ma la io dico la luce quella. Sì, c'è anche quella rosa. Sì? C'è proprio. Livello Rosa. Gaio. Livello I like bananas. Il concetto è che non vede niente.
Dà fastidio agli occhi. Non si vede un casino di niente, no, in effetti. C'è una farmacia qua. Vuota, c'è una benda. Un'altra di là, un vestito. C'è un poliziotto che mi aggredisce! Speriamo che in questa caspita di nave troviamo almeno un sacco a pelo, perché ci serve quello. Ah, io non ne ho mai trovati di sacco pelo, sai? Ho sempre dovuti craftare. Possono craftare? Sì. Serve un sacco a pelo per le immagini. Io sono quasi morto, sai? Forse mi conviene tornare alla farmacia. O hai preso le bende? Marco, rispondi! No, ma sono inseguito da una schiera di cuochi. No, sono riuscito a ammazzarli. Scusami, mi stavo confondendo. Dentro un, come si può dire, un container grigio. Sto arrivando. Sono alla farmacia, ma ho pochissima vita. Secondo me ci conviene tornare a casa e depositare quello che ci serve là. Ricordo. Così chiudiamo anche l'episodio con noi che Non ce ne so andiamo via. nemmeno quanto lungo sia. Ti sei fatto seguire da uno zombie, che momenti mi uccide? Aspetta che il cappello si può scraftare. No. Allora lo droppo. Dov'è la macchina? Dietro. La macchina! È l'inizio della città, ti ricordo dove Sì. c'è. Dove c'è la discesa? Perché noi parcheggiamo sempre in periferia, perché c'è più parcheggio, c'è più... Eccola qua. No, eccola là. Cos'è più che questo? Della... altro la c'è del parcheggiamo tonno in per periferia. terra! La parcheggiamo lì perché se no ci tiriamo dietro. Io ho fatto una volta, sono arrivato in centro di mare. Avevo E beh, lanciato. se tu entri in ZTL, scusa. Macchina, facciamo un po' di vento. Oh, guarda, non so la città. Occhio che c'è lo zombie dietro che ti distrugge la macchina. Ah, aspetta, fermati lì. Quanta benzina hai? 85. Ok, andiamo. Vai. Possiamo chiudere anche. Da che parte dobbiamo andare adesso? Destra? Eh? Dobbiamo andare adesso. Lì non Chiudiamo ci servono direttamente con praticamente a questa niente. guida spericolata. Guardare che ti sto È la mia, ma sono a battendo. 46 km orari. Sto andando a 72. Sei troppo veloce. Boh, secondo me possiamo chiudere qui. Che dici? Io sono quasi arrivato a casa. Ma cosa dici? Non sei anche arrivato alle fattorie? Ma la fattoria è vicino a casa. E poi io sto andando a 72 km orari. Sì, infatti sei già dall'altra parte della mappa, tipo. Mi hai lasciato tutti gli zombie addosso qua, ma che... Scusami, ma sei in macchina, corri! ma non corre la macchina! È una Sicuramente più di macchina uno zombie. scrausa! Sicuramente più di uno zombie, dai. Beh, Cos'è, quello è sono vero. Superman che Dove devo andare corrono? adesso? Destra o sinistra? A sinistra, suppongo, perché sono arrivato da destra. Sì. No, questa è una fattoria! Sono finito in una fattoria! Aiuto! Muoio! Devo venire a riprenderti. Mi hanno bloccato contro... Mi stai distruggendo la macchina! Aiuto! Non so dove sto andando. Mi sto perdendo. Arrivo. Tanto è quasi finita la notte, la luna sta calando. Sembra che sei tipo alla televisione. Io ne avevo trovato un altro, tra l'altro, sai?
Dove lo piazzo? Tipo qua? Piazzolo qua. Ha girato verso l'interno? Sì, ti spiego un ultimo trucchetto. Praticamente, dato che illumini sopra, illumini anche di sotto. Vieni a vedere qua. Vieni. Vedi? La È magia. vero? È illuminato anche sotto. Praticamente siamo in un mondo magico, dato che con una lampada al piano di sotto illumini anche il piano di sotto. Metto una barricata a questa finestra che rimane ancora E non poi protetta. chiudiamo qua l'episodio. Ok. Credo che questo episodio sia stato uno dei più lunghi che ho fatto io, non so per te. No, forse no, perché ne avevo fatto uno tipo forse di 40 minuti. Boh, non Quanto ci hai ricordo. messo a caricarlo? un'eternità. Tra l'altro, per fortuna si in 720p, non ho in 1080p, però. Comunque, quante più ho detto? Ok, allora per questo secondo episodio è tutto. Ciao a tutti. Ciao!